Salve a tutti, io come sempre sono Gin Champ e questo è il nuovo video della rubrica dedicata a Football Manager, in particolar modo la versione 2015, qui sul canale le pagine di Spazio Games. Lo so, è passato un po' dall'ultimo video, ma eccoci qui pronti per presentare un modulo che negli ultimi anni in Serie A si vede quasi su tutti i campi, a partire sia dalle squadre un po' più modeste e soprattutto l'abbiamo visto sia con Mazzarri al Napoli prima e all'Inter poi, sia con Antonio Conte alla Juve. Certamente avrete capito che sto parlando del 3-5-2, anche se questa mia versione è più un 5-2-1-2, che, contrariamente a quanto si possa pensare, vedendo la difesa a 5, è veramente molto molto offensivo, e vedremo dopo il perché. Prima di tutto, una panoramica generale di fine stagione. La partita di prova è stata fatta con l'Inter, utilizzando sia questo modulo che un 4-4-2 con gli stessi principi, che però è risultato troppo sbilanciato e infatti si sono ribaltati. Acquisti importanti non ce ne sono stati, sia perché il portafoglio di Toir piange che per la poca offerta, per cui a parte qualche arrivo in prestito non c'è stato molto. Tornando a noi, il risultato è stato un sesto posto, ma almeno a soli, tra virgolette, 9 punti dal terzo posto che porta in Champions, in un campionato abbastanza equilibrato e dove abbiamo vinto contro praticamente tutte le cosiddette grandi, molte sia all'andata che al ritorno, perdendo una valanga di punti in partite stupide sulla carta, con l'altro modulo, o per una concatenazione assurda di infortuni, oltre alla rosa che purtroppo questo offre. Insomma, nonostante un campionato non esaltante, un'Europa League finita alle fasi ad eliminazione diretta stando avanti 3-0 fino al secondo tempo del ritorno e beccandone 3 negli ultimi 7 minuti e perdere per i gol presi in casa, la Coppa Italia almeno è stata vinta, in finale ai rigori contro la Juventus. Detto questo, vediamo ciò che ho avuto modo di apprezzare in questo modulo e così andiamo subito a valutare i pro e i contro. Gli esterni bassi partecipano veramente tanto all'azione offensiva. Il trequartista dietro le due punte, in questo caso per lo più Kovacic, ha realizzato tantissimi assist, ben 12, altrettanti gol, 7 volte man of the match e vincitore del premio miglior giovane e miglior centrocampista della Serie A. La prima punta, ovviamente Icardi, ha messo a segno la bellezza di 34 reti e 10 assist, risultando molto spesso determinante sia a finalizzare che a creare azioni importanti per i compagni. La seconda punta gioca un po' a tutto campo, allargandosi all'occorrenza o arretrando o inserendosi, creando spesso azioni da gol, aggiungendo al bottino altri 20-25 gol e diversi assist tra tutti quelli che hanno ricoperto il ruolo. Passando ai lati negativi che ho riscontrato, troviamo: la difesa ha spesso rischiato nelle azioni veloci di contropiede, partendo dalle fasce e infilando poi al centro i tre che da soli si sono a volte un po' persi. La seconda punta troppo spesso tornava fin fuori la nostra area a prendersi la palla, sprecando tante energie. Tolti i tre giocatori più offensivi, è stato difficile vedere gli altri andare in gol, dove si è salvato giusto Juan Jesus, più volte fortunato da corner o sulle punizioni crossate in mezzo. A questo punto, valutati tutti i pro e i contro, se vi ho stuzzicato con queste premesse, vediamo ora un po' nello specifico tutto ciò che c'è da sapere. Per i tre centrali di difesa troviamo i due ai lati semplici difensori centrali che difendono, mentre il perno centrale difensore che imposta, magari per distribuire meglio i palloni partendo palla a terra dalla difesa. La prima chicca sono i due esterni difensivi, non terzini né fluidificanti, ma esterni completi con il solo compito di attaccare. Staranno sempre molto alti per andare sul fondo e crossare, coprendo discretamente in fase difensiva ma quasi totalmente assenti mentre si subisce un contropiede. A centrocampo troviamo un incontrista a difendere e un regista arretrato per supportare l'azione, quindi aiutare a difendere ma anche a gestire l'azione al limite dell'area avversaria. Raramente tira, cerca piuttosto di darla a chi sta meglio posizionato per dare un po' d'ordine e tenere unita la squadra. Come trequartista c'è un rifinitore con compito di attaccare, di cui abbiamo già parlato prima. Allo stesso modo vediamo l'attaccante di destra come punta completa a sostenere, mentre il vero goleador è l'uomo d'area a attaccare. Quanto alle direttive di squadra, potete già vedere che la mentalità è impostata su controllo per creare un gioco di passaggi e possesso palla, che può essere comunque messo offensivo durante la partita in caso di necessità. Non consiglio di mettere contropiede o difensiva negli ultimi minuti quando si è in vantaggio, perché così la squadra si schiaccia troppo e non sa difendere. Mettere tutto per tutto invece è un azzardo come sempre.
Per le istruzioni ve le mostro così per prendere un po' spunto e potete già notare il ritmo lento, tenere palla, pressing con contrasti aggressivi. Vi assicuro che ne abbiamo azzoppati un po' con pochissimi cartellini rossi e ovviamente sfruttare le fasce. Il ritmo lento serve più che altro a non fargli perdere la palla per effettuare passaggi affrettati. Però ovviamente con una squadra con giocatori migliori e con elevate qualità tecniche non escludo che si possa giocare perfettamente e anche meglio di così con un ritmo di gioco più alto. Impostando le istruzioni individuali non ci sono cose particolari, lasciando qualche nota in più giusto agli esterni, al rifinitore e alla prima punta. Con questo abbiamo finito, almeno per ora. E come le altre volte vi invito a commentare qui sotto al video, meglio se direttamente su YouTube, condividere se il video vi è piaciuto e di seguirci sia sul canale, sulle pagine di Spazio e sui social. Trovate come sempre tutto qui nella descrizione sul tubo, compresa la mia pagina Facebook per essere aggiornati sulle mie ultime pubblicazioni in particolar modo. A presto!